questo bel documentario di Di Capua, cercare di illustrarvi brevemente forse anche alcuni dei presupposti dei discorsi che avete sentito accennare nel corso del documentario. Si tratta di problemi anche di una certa complessità che però cercherò di riassumere e che stanno certamente anche alla base di alcune delle problematiche compositive dell'ultimo nono, o meglio, delle composizioni di nono negli ultimi 15 anni almeno della sua attività. Per comprendere questo tema dell'ascolto occorre che vi rifacciate ad alcuni, come dire, alcuni presupposti filosofici e culturali abbastanza generali, che riguardano problemi su cui ci si sofferma a volte poco e che invece sono al centro appunto delle questioni che avete appena ascoltato, che riguardano il rapporto tra scrittura e voce. Tra scrittura, voce e ascolto. Si tratta di problemi, ripeto, di ordine molto generale, ma che stanno alla base anche delle riflessioni dell'ultimo nono. Noi ci soffermiamo poco sulla questione, sul significato culturale, generale, della nostra scrittura. Quando dico nostra scrittura, non intendo ovviamente la scrittura nostra, della nostra lingua, intendo ormai i sistemi di scrittura che sono da secoli, da millenni ormai, usati in tutto il mondo europeo, in tutto il mondo mediterraneo, ormai direi, diciamo così, in tutto il mondo, fuorché in alcune aree culturali orientali. Cioè la scrittura alfabetica, come si dice. Non ci soffermiamo su questo elemento così centrale invece, su questa dimensione così centrale della nostra scrittura, la diamo quasi per scontata, non riflettiamo sulla straordinaria rottura che essa costituisce nella storia culturale di tutta l'umanità. Che cosa avviene con la scrittura alfabetica, cioè con tutte le scritture da noi usate? Al luogo avviene che le cellule fonetiche elementari si rendono visibili. La sequenza della nostra voce viene, come dire, rappresentata visivamente, tutta intera, viene garantita, non è più aleatoria, non è più, come dire, consegnata all'aleatorietà della nostra voce. Con la scrittura alfabetica pare che, sembra che, tutta la sequenza della nostra voce venga assicurata e garantita. Se voi vi soffermate un momento su questo discorso, comprendete immediatamente che questa può essere soltanto una mera apparenza, perché la nostra voce emette una quantità di suoni che non possono in alcun modo avere una trascrizione empirica precisa. Nessuna voce, nessuna sequenza fonetica può essere empiricamente rappresentata fonema dopo fonema, cellula dopo cellula. Quindi non si tratta affatto di una, come dire, rappresentazione empirica, ma si tratta di una classificazione ideale. Cioè quello che avviene, diciamo, grosso modo tra Sumer e Akkad 2500 anni prima di Cristo, cioè l'invenzione di un sistema di scrittura e che poi viene perfezionato dai Fenici e infine dai Greci, non è affatto una classificazione, una trascrizione empirica di sequenze fonetiche, ma una classificazione ideale, una teoria da cui si genera il nostro alfabeto. Questa cosa così banale che usiamo tutti i giorni e che in realtà, per essere, come dire, prodotta, ha impiegato circa 1500-2000 anni. Per essere prodotta nei termini che ormai da 5.000 anni viene usata per
diciamo, in tutto il bacino, da tutte le culture derivanti dal bacino mediterraneo. Questo è importantissimo, questo aspetto, perché? Perché attraverso questa rivoluzione alfabetica, cioè l'idea di una rappresentazione visiva della sequenza, di una sequenza discorsiva, di una sequenza di cellule fonetiche elementari, attraverso questo, attraverso questa idea, attraverso questa rappresentazione ideale, viene eliminata la necessità, che in precedenza era assolutamente appunto tale necessità, viene eliminata la necessità del rapporto con il parlante, con la voce parlante. Prima di questa rivoluzione, chiamiamola così, per comprendersi occorreva ascoltarsi. Per comprendere occorreva ascoltare il parlante. Con la scrittura che noi usiamo tuttora, con la scrittura alfabetica, viene, come dire, eliminata la necessità del rapporto col parlante per comprendere il significato di qualunque discorso. In precedenza, prima di questa invenzione della scrittura alfabetica, per comprendere ciò che anche era scritto su una tavoletta, su un pezzo di pietra da qualche parte, occorreva che qualcuno lo leggesse a voce alta. Soltanto con l'invenzione della scrittura alfabetica il rapporto col parlante non è più necessario per comprendere il significato di qualsiasi detto o scritto. Cioè, che cosa avviene, come dicono molti, come si dice in termini tecnici? Avviene, è un lungo processo, ripeto, di secoli e secoli, una progressiva desomatizzazione della voce, una perdita dell'udire. L'udire non è più una funzione essenziale del comprendersi. Si può comprendere qualcosa senza bisogno di udirlo dire. Si può comprendere qualcosa semplicemente vedendo. Io leggo a voce bassa un testo e ne comprendo il significato e presumo che un'altra persona che sa quella lingua, leggendo per conto proprio, comprenda lo stesso significato che comprendo io. Questo, che per noi è assolutamente banale, normale, è in realtà il prodotto di una colossale rivoluzione culturale. Questo, che si possa comprendere qualcosa appunto soltanto vedendolo, soltanto leggendolo, senza nessun rapporto con il parlante. In altri termini, questa rivoluzione conduce ad un primato della scrittura e ad un primato della visione nell'ambito delle nostre culture. Le nostre culture sono segnate, a partire dalla Grecia classica, a partire ormai da 500 anni avanti Cristo, 500-600 anni avanti Cristo, se dovessimo definire un momento più precisamente, diremmo dalla definizione del testo scritto omerico, dalla definizione alfabetica, attraverso la scrittura alfabetica del testo omerico, VII secolo grosso modo avanti Cristo, da quel momento in cui si può leggere Omero senza ancora nessun problema di rapporto con un signore, un aedo, un cantore che te lo cantava, che te lo diceva, da quel momento, grosso modo, al luogo avviene, domina nella nostra cultura la scrittura e la visione della scrittura, un primato della scrittura e del vedere, Tanto è vero che nelle nostre lingue, e in particolare nel greco, il termine che dice vedere è identico, la radice del verbo vedere è la stessa della radice del verbo sapere, come appunto è noto. Vedere è sapere, vedere è sapere, vedere, leggere, sapere. Questa è la triade appunto dominante nelle nostre culture. Noi non ce ne accorgiamo, no? Per noi ormai è diventato quasi banale questo primato, no? È un dominio che va da sé, in realtà è il prodotto di una sconvolgente rivoluzione culturale.
Facciamo un altro passo avanti. Che cosa comporta questo? Comporta che vengono via via eliminati come insignificanti nel nostro discorso, vengono ritenuti via via sempre più insignificanti e superflui nel nostro discorso, tutti i valori non concettuali, no? non propriamente discorsivi concettuali, poiché sono questi i valori che possono più facilmente essere colti attraverso la visione e la scrittura, ovviamente. La visione e la scrittura non può contenere tutte le sfumature di una voce, tutti i gesti di una voce, no? La scrittura è la visione che ci consegna il testo scritto, che ci relaziona col testo scritto, devono per forza ridurre tutti i valori dell'enunciato che non siano concettuali. Quindi il passaggio, prendiamo un termine greco che poi ritroviamo in tutte le nostre lingue, il passaggio dal logos, che originariamente è proprio il dire, il pronunciare, emettere suoni, questo che sto facendo adesso, appunto un legein, un logos, un discorso pronunciato, detto e udito e ascoltato, da questo significato originario, significato che poi dominerà in tutta la grecità, in tutte le culture occidentali ed europee, cioè il logos come discorso razionale, come insieme di enunciati che hanno essenzialmente un significato concettuale. E dunque il logos come essenzialmente proprio testo scritto e fissato in questi suoi valori essenzialmente concettuali, discorsivi concettuali. Soltanto a questo punto voi comprendete come possa diventare dominante nella nostra cultura la prosa. Perché prima, anche i primi testi filosofici non erano in prosa, avevano un ritmo, avevano una metrica, perché soltanto attraverso questi valori metrici, ritmici, quei testi potevano essere tramandati oralmente, uditi, ascoltati. Quindi il passaggio, l'invenzione della prosa è strettamente connesso con il dominio, con il predominio sempre più prepotente della scrittura alfabetica. Soltanto questo permette, appunto, poi, avendo un testo scritto, dominato, fondato su valori appunto eminentemente discorsivi concettuali, allora non c'è più bisogno di ricordarlo e quindi di usare metri, ritmi che appunto sono essenzialmente strumenti che facilitano la memoria di quel testo e poterlo tramandare oralmente. A quel punto io mi fisso sui valori appunto concettuali, li metto in prosa, per così dire, tranquillo che potranno essere in qualunque momento ricordati, perché basta leggerli, perché il loro significato è tutto fissato qui, sulla pagina, sul foglio. La funzione essenziale appunto della poesia, del metro, del canto per ricordare viene meno. È il grande problema platonico, no? Da un lato la scrittura, Platone, che è il grande protagonista della riduzione, per così dire, del logos da parola viva a scrittura concettuale, è con lui che questo tragitto che vi ho detto proprio si compie già, e da allora non c'è nulla da aggiungere, si compie 2500 anni fa. D'altra parte è ancora abbastanza vicino alla fase precedente questo dominio, l'instaurarsi di questo dominio della scrittura e del logos concettuale, da prendersela con la scrittura stessa, no? In quel suo famoso brano, no? Che dice: chi ha inventato la scrittura ci ha condannato all'oblio, alla perdita della memoria. Perché? Perché da un lato la scrittura è una vittoria sull'oblio, perché la scrittura alfabetica ci permette di ricordare qualunque testo semplicemente leggendolo.
ma dall'altro noi perdiamo la funzione della memoria, perché non abbiamo più bisogno di ricordare, perché ricorda per noi la scrittura alfabetica fissata nel testo, che in qualsiasi momento possiamo riattivare. E questo dilemma in Platone era ancora chiarissimo, no? E per noi ormai è dimenticato anche il dilemma stesso. No, non è più per noi un problema il non ricordare. No? Noi ricordiamo tutto attraverso i nostri archivi di carta scritta, no? Attraverso i nostri documenti, attraverso i nostri musei. Noi ricordiamo tutto e non ricordiamo nulla perché abbiamo perso appunto la funzione della memoria. Questi problemi, appunto, i problemi di un dominio della visione, di un dominio appunto della scrittura, di una perdita della memoria, di una perdita del rapporto con la voce e con il parlante, non soltanto con la voce in quanto tale, ma con chi parla, con il chi parla, per dirla tutta, con l'addizione. È fondamentale per comprendere le cose che avete appena sentito anche a proposito del documentario di Nono. Gran parte della musica contemporanea più avvertita culturalmente si scontra esattamente contro questo problema e si comprende bene, perché il dominio prepotente del congelamento discorsivo concettuale del significato, la perdita del rapporto vivo con la parola viva, con l'addizione, può essere, come dire, messo tra parentesi in altre pratiche artistiche, nella poesia, nell'architettura, in molte pratiche artistiche può essere dimenticato questo problema, ma è un problema che non può essere dimenticato dalla musica, perché la musica non può essere senza ascolto. E quindi la perdita della dimensione dell'ascolto, la perdita di quella memoria che è immanente nell'ascolto, è fatale per la musica. E questo è il grande problema che sottende molte esperienze musicali di avanguardia, si sarebbe detto una volta, quelle veramente innovative, quelle veramente di ricerca, quelle veramente che si interrogano sui propri fondamenti del Novecento. Perché c'è anche una musica che non ha nulla a che fare con questo problema, che non si interroga intorno a questo suo presupposto. La musica più radicale del Novecento si interroga intorno a questo suo presupposto. Ma c'è chi ascolta? Ma in questa nostra cultura, che è dominata dal vedere, che è nominata appunto dal congelamento dell'addizione nel suo elemento meramente discorsivo concettuale, vi può essere chi ascolta? E infatti la musica, sotto un certo aspetto, si fa sempre più semplice, evita appunto di misurarsi la musica di consumo, come dire, no? Si fa sempre più semplice, evita di misurarsi con il problema appunto del rapporto con la voce parlante, del rapporto anche con l'aleatorietà della voce parlante, anzi, soprattutto con l'aleatorietà. Perché appunto la musica può anche concedere, diciamo così, al dominio della scrittura e della visione. Anzi, in gran parte certe esperienze musicali hanno riconosciuto questo dominio, no? Se io ritengo che la musica, la mia prassi musicale si esaurisca nella definizione di una sequenza fonetica, e che questa sia perfettamente consegnata ad un testo scritto, ecco che la musica diventa esattamente come qualunque altro discorso. E io presuppongo che il rapporto con quella musica, come dire, sia scontato allorché io l'ho scritta, come si dice, no? Si dice, io ho scritto della musica. Quella musica scritta verrà, si presume, ripetuta sempre uguale, come viene ripetuto sempre uguale un concetto, un discorso che si riduce al suo aspetto discorsivo concettuale. Ma questo, ecco l'interrogazione fondamentale di certa musica contemporanea, ma questo non è
accettare la morte dell'ascolto? E se accetto la morte dell'ascolto, cioè della funzione vivente dell'ascolto, cioè del fatto che ogni volta che ascolto muta il testo stesso, se io accetto questa sconfitta dell'ascolto, non decreto, come dire, una sorta di suicidio della musica stessa? Come può la musica non rivivere ogni volta attraverso il rapporto con quella voce, con quella dizione e con quell'ascolto, e dunque anche con le condizioni spaziali che determinano l'ascolto? Ecco l'importanza anche dell'elemento spaziale che prima veniva ricordato nel documentario, che rientra nell'ambito problematico che vi sto delineando. Se io affermo che la musica, questa prassi musicale, si esaurisce in questa partitura che consegno all'interprete, e che questa, presumo, sarà sempre uguale in questo spazio o in un altro spazio, con quell'interprete o con quell'altro interprete, con quel pubblico o con un altro pubblico, non accetto, non interiorizzo di fatto la sconfitta dell'ascolto, il primato della visione, e dunque, appunto, non decreto io stesso musicista il suicidio della musica? Perché la musica, a differenza di altre espressioni artistiche, come può vivere senza un ascolto vivente? Queste erano i problemi, come dire, che stanno a monte. Questo discorso non spiega nulla poi del perché il Das Atmende ha quei suoni, non spiega la composizione di Nono né di nessun altro grande musicista del Novecento, però è lo sfondo delle loro esperienze, è certissimamente lo sfondo delle loro esperienze. E per questo hanno questa valore così spiazzante per noi, no? Forse certamente non possiamo ascoltare attraverso un mezzo televisivo, perché determinati valori non possono essere colti, pianissimi sfuggono, eccetera, questo è evidente. Però anche dalla visione del documentario probabilmente vi sarete accorti di quanto è spiazzante questa esperienza musicale, no? Di quanto appunto voglia in modo provocatorio costringere all'ascolto, non ammette distrazione. Questo è il suo rigore e anche la sua estrema difficoltà, che non è una difficoltà compositiva, che non è una difficoltà tecnica. Ci sono anche queste difficoltà, ma ci sono anche in Mozart, ci sono in tutti i grandi musicisti, tutti i grandi artisti sono difficili. Non esiste nulla di semplice laddove si vuole dire qualcosa. Questo non è la difficoltà tecnica l'elemento. La difficoltà fondamentale di questo tipo di musica è questa. E non ce ne accorgiamo sempre, che costringe a un ascolto non distratto, cioè ci costringe a ricordare che questo organo, l'ascolto, noi probabilmente l'abbiamo perduto. Questa è la sua vera difficoltà, che ci spiazza, che ci rende, come dire, consapevoli di una mancanza, di una perdita. Vorremmo riuscire a comprendere di più, vorremmo riuscire a cogliere quella vibrazione minima, quel pianissimo, e non ce la facciamo. E non ce la facciamo, non ce la facciamo a giungere ad ascoltare, come dicevo in una bella battuta, in un bello simoro Vidolin nel documentario, non ce la facciamo ad ascoltare quel silenzio sonoro. Per noi c'è silenzio e c'è suono, non c'è silenzio sonoro, ma invece è proprio lì che quella musica ci vuole condurre, a comprendere ciò, a ascoltare ciò che è prima del primo suono e ciò che è dopo l'ultimo suono. Ecco, questa è la vera difficoltà di questa musica, di Nono in particolare, ma anche di altre esperienze che Nono ascoltava. Naturalmente bisogna fare attenzione che questo discorso non va interpretato come si trattasse molto banalmente, anche certi compositori lo fanno, di
mettere sotto accusa genericamente la nostra cultura, il primato della scrittura, il primato della visione, il primato del discorso concettuale, eccetera, a favore così di esoterismi, l'unico suono, esperienze zen, orientalismi vari. Nulla di tutto ciò in nono e nella grande musica. In alcuni compositori, anche in alcuni grandi compositori, in certe esperienze di Cage ad esempio, questi elementi ci sono. Sono totalmente assenti in nono, ad esempio, questi elementi. Nono era interessato a mettere in relazione, anzi a mettere in tensione, proprio anche in tensione polemica, questo il primato della parola, il primato della visione e questo silenzio sonoro. Non c'è mai il silenzio sonoro che presuma, come dire, di oltrepassare, di essere superiore, di vincere, di convincere il nostro discorso, che è tutto appunto ancora improntato, che è tutto improntato di valori appunto concettuali, di significati. Quello che interessava a Nono era farli confliggere queste due dimensioni. Era vedere cosa succedeva quando facevano polemos, quando si scontravano. Questa era anche la ragione del suo grande interesse per il testo, per la parola, proprio per la parola nel suo significato. Il testo, la parola e il suo significato era qualcosa contro cui il suo silenzio sonoro doveva appunto scontrarsi, doveva fare guerra. Era una composizione eminentemente dialettica, quindi, quella di Nono, proprio nel senso, anche se volete, proprio europeo, occidentale del termine. Non era una nostalgia di oltrepassare il significato, il logos, queste nostalgie che gli sarebbero sicuramente apparse, gli apparivano semplicemente reazionarie, anche quando appunto grandi compositori le manifestavano. No, per lui era il rapporto tra parola, significato della parola e accento e canto e l'aleatorietà della dizione. Questa tensione gli interessava. Questa tensione. Forse ecco, questo è un elemento che nel documentario che avete visto non è sufficientemente chiarito. Questo elemento dialettico, questa tensione tra queste due dimensioni. Per questo l'opera che sicuramente a Nono, dal punto di vista non soltanto musicale, ma anche dal punto di vista proprio direi filosofico, interessava maggiormente, che è una delle più grandi opere della storia della musica occidentale, era il Moseron di Schoenberg, proprio per questo elemento. Perché nel Moseron di Schoenberg, anche dal punto di vista compositivo, tutto è centrato nel rapporto tra la parola e l'asprezza anche di significato della parola, espressamente pronunciata e, come dire, insuperabile nella pienezza e nella pesantezza del suo significato, la parola di Mosè e il canto. È una continua tensione tra parola e canto, dove non è che Aronne sia il canto e Mosè la parola, ma parola e canto confliggono all'interno di entrambi i grandi personaggi appunto dell'opera schoenbergiana. Questa opera, secondo me, è proprio al centro, al fondamento di tutta la composizione di Nono, non soltanto dell'ultima, ma di tutta la composizione di Nono. Negli ultimi 10-15 anni, Nono divenne assolutamente consapevole anche delle ragioni per cui quest'opera di Schoenberg, il Moseron, gli era sempre rimasta, come dire, centrale. Era sempre rimasta fondamentale per tutte le sue esperienze, per tutte le sue esperienze musicali. Da qui anche, da questo discorso spiega anche tutta la ragione dell'opposizione di Nono a una certa concezione dell'opera musicale, no? Molte volte è stata banalizzata questa sua critica come una sorta di iconoclastia, no? Soprattutto questo vale per quanto riguarda il Prometeo, l'ultima opera musicale di Nono. Molti critici appunto hanno semplicemente messo in evidenza questa,
questo atteggiamento, appunto, come fossi iconoclastico di Nono nei confronti di ogni forma di rappresentazione tradizionale. In realtà era la conseguenza assolutamente rigorosa del discorso che vi ho fatto. Ormai noi, basta leggere le critiche poi, e nemmeno neanche quelle più banali o più volgari, no? L'opera la si vede. Tre quarti di ogni critica è dedicata alle scenografie, alle regie, a come recitavano i diversi personaggi, i diversi interpreti, eccetera, eccetera. Cioè, la si vede. Cioè, l'opera è l'esempio tipico ormai del primato della visione, anche nel campo musicale. Ecco allora la necessità di andare ad un'opera che non distraesse dall'ascolto. Per cui appunto il sottotitolo del Prometeo, tragedia dell'ascolto. Non distrarre dall'ascolto, ricondurre all'ascolto, che era però un ricondurre ad una perdita. Questo era l'aspetto più anche drammatico, tragico dell'esperienza dell'ultimo nono. No? Perché voler ricondurre all'ascolto e voler fare che questo ascolto nel momento che si esercita fosse anche da parte dell'ascoltante un ricordarsi, un ritornare a sé. Un ritornare al proprio fondo, che fosse anche questa esperienza, l'ascoltare quel suono. Era evidente anche negli atteggiamenti di Scarponi questo, no? Che avete visto nel documentario. Non è soltanto concentrarsi sul suono, concentrarsi sull'ascolto è anche un ricordarsi, un ritornare a sé. Ebbene, era assolutamente consapevole nell'ultimo nono, come in tutte le esperienze musicali di questo secolo, più radicali, più rigorosamente radicali, che questo significa anche ricordare una perdita, appunto. Ricordare un'assenza, perdita dell'ascolto, indebolimento dell'ascolto, e forse assenza di ascoltanti. Questo è il grande, e concludo su questo, problema, dramma del musicista contemporaneo radicale. Che l'ascoltante manca. Che davvero la nostra cultura è una cultura della scrittura e della visione. E colui che è in grado di concentrarsi sull'unico suono, fino ad avvertirne ciò che lo produce, il silenzio da cui si produce e il silenzio che lo conclude, questo ascoltante deve essere inventato, non è presente, non è dato, ma va inventato, va, come dire, prodotto esattamente come va prodotta e creata la musica. Cioè la musica ha anche questo problema di produrre il proprio pubblico, di produrre il proprio ascolto. Questo era l'invito drammatico che emerge da queste esperienze radicali, no? Un invito o un appello, che è anche un appello, io ritengo, di carattere culturale, di carattere politico nel senso più proprio del termine, un appello alla polis, alla città. Non fatevi distrarre. Non siate distratti, non siate pieni solo di rumore, dei toni alti, altissimi, delle grida. Ritornate all'ascolto del suono in tutti gli infiniti mondi possibili che ogni suono contiene. Rifuggite da ogni semplicità, da ogni facilità. Qui c'è nient'altro che un suono, no? Qui c'è un suono che ha infiniti mondi in sé. Provate ad ascoltare, provate ad ascoltare. Questa era anche la ragione per cui Nono, come già prima Schoenberg, era così attento a determinate esperienze, a determinati momenti della vita culturale ebraica, no? Il tema dell'ascolto è lì certamente fondamentale, ma lo era davvero, ma perché?
Perché questa centralità dell'ascolto anche in tutto l'Antico Testamento, anche poi nel Nuovo, ma nell'Antico in particolare? Ma perché? Perché per comprendere il significato di un testo bisognava che qualcuno te lo dicesse, te lo cantasse. Il cantore, in molti testi talmudici, eccetera, il cantore, colui che prendeva il testo e lo cantava, è detto interprete del testo. Cantare il testo significava interpretarlo, perché soltanto quando tu lo sentivi cantare secondo i suoi giusti valori metrici, secondo i suoi ritmi e con le vocali, vocalizzato, perché nel testo appunto le vocali non c'erano, e quindi il cantore vocalizzava il testo, ma non solo lo vocalizzava, lo accentuava, cioè lo dava al canto, allora soltanto tu lo intendevi. Allora soltanto ascoltandolo tu lo intendevi. Per cui appunto il cantore era detto anche comunemente l'interprete. L'interprete. Esattamente questo tipo di rapporto era quello che Nono voleva con i suoi interpreti. Ed è un rapporto difficilissimo. L'interprete non leggeva il testo, già il termine lo dice interprete, no? Non lo legge e lo rende secondo i suoi significati, ma lo riattiva, lo dà al canto, quel testo lo dà al canto, ma quel testo nasceva per il canto, come appunto il testo dell'Antico Testamento prima della sua vocalizzazione, dopodiché appunto oggi, già anche quello oggi, lo si può leggere tranquillamente, no? Si crede di poterlo leggere tranquillamente, si crede che non abbia bisogno di questa dimensione, se volete anche corale, politica, nel senso che dicevo prima, dell'ascolto. Vorrei concludere con un'indicazione ancora di carattere molto generale, che non riguarda soltanto la composizione, che non riguarda l'esperienza musicale di Nono, né l'esperienza musicale in genere. Cosa significa questo in buona sostanza? Significa tentare che ogni nostro, come dire, enunciato, ogni nostra dizione non sia tanto, non valga tanto come fissazione di significati. E invece è a questo che noi tendiamo sempre, no? Nella nostra prassi comune, in ogni campo, no? Crediamo che il valore, ciò che vale, consista nel definire significati, significati convincenti. Allora crediamo che uno abbia fatto bene il suo lavoro, no? Quando ha definito significati, quando ci consegna un testo definito, un testo appunto scritto, definito. Questo è esattamente l'opposto di quello che credeva Nono e di quello che credo io. Cioè il valore non sta nel definire, nel consegnare testi definiti, che possono essere letti ovunque e da chiunque, e convincere tutti, se possibile. Niente affatto. Io credo che la funzione di ogni lavoro intellettuale, di ogni lavoro tout court, non sia tanto questo, quanto di aprire sensi, non di definire significati, ma di aprire sensi, di aprire interrogazioni, di far risonare interpretazioni diverse, magari anche polemiche le une con le altre. Questo è il lavoro dell'intellettuale. Dar senso, fornire sensi, dar vita ad interpreti, dar vita ad interpretazioni, accentuare, provocare al canto, questo vuol dire accentuare, provocare al canto. Tutto l'opposto di scrivere leggi e di credere che a quelle tutte devono attenersi per l'eternità. Ma voi comprendete che ascoltare questo dar senso comporta, e spero di aver dato almeno una traccia in questa direzione, una vera rivoluzione culturale. E noi dobbiamo essere, ritengo, molto grati ai musicisti radicali di questo secolo, perché a questo problema ci hanno condotto.